Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa serata, una serata molto particolare. Non sono molte le città che si pregiano in Italia e nel mondo di avere un inno proprio, i paesi, le nazioni sì, ma quest'oggi noi celebreremo, inaugureremo una nuova tradizione, un inno per una città che se lo merita questo inno. Ricordiamo che è una città nobile dalla metà del 1800, che ha compiuto 750 anni di vita, e tutti ricorderete quella grande festa che nel 2005 abbiamo fatto e che vogliamo chiudere simbolicamente, come hanno scritto anche i giornali, proprio questa sera con l'inno che rimarrà per sempre negli annali della storia pietrasantina. Però parlando di inno, ovviamente dobbiamo parlare di note musicali, e Pietrasanta ha una grande tradizione musicale e questa sera lo dimostrerà attraverso il bel canto dei suoi cori, attraverso la dolce musica della sua filarmonica, la filarmonica di Capezzano Monte. Però dobbiamo farlo attraverso il filo conduttore anche della musica passata, in particolare noi vogliamo celebrare quello che a detta di tutti è stato il più grande musicista nato a Pietrasanta, ovvero Cesare Galeotti, che non molti, neanche tra i pietrasantini, conoscono e che noi quest'oggi, grazie anche alla ricerca effettuata da un altro nostrano maestro, ovvero Giorgio Magri, vogliamo riscoprire insieme. Signore e signori, iniziamo la seconda parte di questo spettacolo che si preannuncia già molto interessante, perché dietro di me c'è la filarmonica cittadina, la filarmonica di Capezzano Monte, e che ascolteremo tra breve, perché prima abbiamo da fare giustamente una cerimonia protocollare importante. Sappiamo che siamo qui anche e soprattutto per presentare l'inno alla città di Pietrasanta, allora vogliamo anche saperne di più, ma soprattutto chiamerei le autorità, iniziando dal presidente del Consiglio Comunale che ha fortemente voluto l'inno a Pietrasanta, Gabriele Marchetti. Ciao Gabriele, è doveroso dire qualcosa su questo inno. Sì, sì, io sono qua nonostante il mio ruolo di solito mi releghi in una sala, vi garantisco, ben più impegnativa e meno piacevole di questa, perché ultimamente ci ha regalato impegni non indifferenti. Però stasera sono venuto qui come voi, ho saputo che il nostro sindaco è malato, io gliel'ho detto, gliel'ho confermato, da un'influenza sicuramente, io gliel'ho data una definizione, ve la vorrei dare con l'autenticità con la quale ho fatto con lui. Gli ho detto, stasera ci dovevi essere, e lui mi ha risposto, giustificami, perché io ho voluto questo inno, l'ho pensato, è dal 2005 che ci sta lavorando e stasera non è riuscito a venire. Dunque lui non solo si scusa, ma cerca di condividere con noi un momento di gioia per la nostra città. Dunque credetemi, io non faccio altro che portare il saluto di tutta l'amministrazione, poi a seguire so che inviteremo anche i rappresentanti della Giunta, perché sento doveroso non essere soltanto io a portare in fondo, a traguardo, un obiettivo che per noi è sicuramente importante. E poi c'è una domanda che mi sono fatto quando abbiamo cominciato a lavorare sull'inno: ma che cos'è l'inno? E io mi sono dato una risposta, l'ho letto, non l'ho ascoltato, io non l'ho ancora sentito l'inno, dunque stasera godrò della sorpresa come molti di voi, e la risposta è stata: l'inno è una canzoncina. È vero, l'inno è una canzoncina. Io però vi invito, come sto cercando io, di farla propria e di sentirla. Nel momento in cui la facciamo propria, questa canzoncina diventa l'ennesima nostra tradizione, una tradizione legata al nostro territorio, e io credo oramai, sfondando un contesto dibattuto in una società cosmopolita come la nostra, dove la globalizzazione ci fa perdere di vista anche le tradizioni più intime di un territorio che come il nostro gode, per fortuna, vi garantisco, è una grande fortuna,
ancora di una provincialità che ci tutela di fronte a, ad alcuni, non dico pericoli, ma inconvenienti della globalizzazione. Dunque l'inno, se decidiamo di farlo nostro, sicuramente ci potrà regalare momenti di ricordi, momenti di piacere, e potrà essere presente in tutte le occasioni istituzionali affinché chi dopo di noi, come è giusto che sia in un principio di alternanza, prenderà in mano la rappresentanza della nostra città, potrà godere di questi ricordi. Dunque io vorrei, stasera abbiamo ascoltato della bella musica, io non mi sono sentito molto preparato ad ascoltare alcuni passaggi, anzi ho persino toccato un velo di imbarazzo cercando di seguire con attenzione alcuni passaggi musicali che mi sono piaciuti tantissimo e ho stentato a seguire, e ho sentito tanti applausi calorosi. Francamente un applauso per l'inno bisogna consacrarlo, bisogna far capire che tanta gente che è venuta qui è venuta per l'inno, come del resto me stasera, che non contavo di salire sul palco, dunque quantomeno cercate di apprezzare la spontaneità con la quale io vi ho portato il saluto dell'amministrazione, perché in un modo diverso non avrei potuto fare, non avevo la preparazione per farlo. Io vi chiedo il primo vero grande applauso per il nostro inno della nostra città, grazie. Ringraziamo il Presidente del Consiglio Comunale di Pietrasanta, Gabriele Marchetti, e Monsignor Danilo D'Angelo per le loro davvero belle parole. E adesso ne abbiamo parlato tanto, ma lo vogliamo anche ascoltare. Lo ascoltiamo in una prima versione, quella cioè che è contenuta anche nel CD che avete o avrete dopo in omaggio, ovvero l'inno ufficiale della città di Pietrasanta, composto da Marco Banti ed arrangiato da Marco Pasquini, interpreti Rodolfo Maremmani, accompagnato dalla Filarmonica di Capezzano Monte, diretta dal maestro Marco Pasquini. Sempre Pietrasanta! Incastonata nel grande mosaico che dal mare alla Puane qualcuno inventò, c'è una pietra preziosa di luce e di storia, e il suo bianco si specchia nell'azzurro del mare. Secoli e giorni di forze e di orgoglio, costruendo a fatica la sua libertà. Ieri fondere il ferro per esistere a Roma, oggi al bronzo donare plastica nobiltà, e trovare nel marmo movimento e calore, ed accogliere l'arte come una di noi. Ecco Pietrasanta, umile e preziosa, grande cuore fatto città. Così bella che Lucca ti volle far sua, e donasti a Firenze la finestra sul mare, nel lavoro trovasti vita e prosperità. Mille gli artisti, poeti e scultori,
abbracciati ed accolti nelle terre tue. Da Marina stretto gli hai baciato l'Europa, le hai donato arti e scienze con generosità, ma la guerra ti ha inflitto il suo crudo dolore, poi la pace ha svelato il meglio di te. Ecco pietra santa, umile e preziosa, grande cuore fatto città. Vive pietra santa dentro la sua storia, verso ciò che diventerà. Oltre le sue mura, verso il mare la libertà. Io lo so, ci sarà sempre pietra santa, piccola ma grande, grande sogno fatto città. Sempre visto che è una serata magica questa sera in cui veramente abbiamo ascoltato finora delle primizie, primizie nel senso che abbiamo riscoperto brani che non si sentivano a Pietrasanta da più di un secolo, è il caso anche del prossimo brano. Ritorniamo a parlare del nostro grande compositore che è il filo conduttore della serata, il maestro Cesare Galeotti, che compose nel lontano 1890 un valzer. Il Vals Brillant, ovviamente si era trasferito in Francia, viveva a Parigi e quindi di conseguenza grande francesismo anche nei titoli dei suoi pezzi. Il Vals Brillant opera 38, questo è il nome completo, originariamente era una composizione pianistica giovanile dell'artista Pietrasantino. Questo brano è stato composto, come detto, nel 1890 e fu inserito in una raccolta edita da una casa musicale parigina. È un brano ricco di suono, di idee, di virtuosismo tecnico e di imprevedibili modulazioni. Può anche essere considerato come il brano che conclude la fase giovanile di Cesare Galeotti, fase che ebbe come suo lavoro più importante la sonata in re per pianoforte, con la quale ottenne la menzione d'onore al concorso pianistico di Firenze. La Filarmonica di Capezzano Monte, non avendo a disposizione musica originale scritta per fiati, infatti non risulta da nessuna parte che ci sia una stesura di questo brano da parte di Galeotti anche per banda o similari, ma solo a livello pianistico, ha voluto fare una cosa eccezionale, cioè praticamente ha ritrascritto il brano di Walzer Brillant per fiati e percussioni, una trascrizione creata appositamente dal maestro Marco Pasquini, in cui sono esaltate sia la vena melodica che le qualità armoniche del nostro compositore. È veramente piacevole ascoltare Vals Brillant. Ascoltatelo con attenzione, ricorda i brani di molte famose operette, ricorda la Belle Époque, insomma, è veramente una cosa molto bella. 1890, composizione per pianoforte. 2008, composizione per fiati e percussioni. Quindi è un passaggio di mano, un passaggio di testimone tra il passato, il presente e il futuro. Simbolicamente dalle mani del maestro Cesare Galeotti a quelle di un suo successore locale, il maestro Marco Pasquini.
Vals Briant di Cesare Galeotti, eseguito dalla Filarmonica di Capezzano Monte, diretta dal maestro Marco Pasquini. Consegna l'assessore all'associazionismo Alessandro Alessandrini a Marco Pasquini, maestro della Filarmonica di Capezzano Monte e arrangiatore dell'inno. Quindi l'assessore Alessandrini, unitamente al presidente del Consiglio Comunale Marchetti, alla Filarmonica di Capezzano Monte. Ritira Maurizio Bresciani, il presidente. Complimenti, presidente, che lei ha un'associazione che molte filarmoniche e soprattutto molte città invidiano. Insieme tra l'altro al più piccolo, perché voi avete una scuola musicale importantissima che tira su nuove leve ogni anno, e questo è un po' l'anima della vostra filarmonica.